Questo programma è offerto da Vega Food, Vega Luxury, Car Rental, due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili. Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione serale del nostro TG Flash che apriamo con la Regione Campania, perché durante la consueta diretta del venerdì il Presidente della Regione Vincenzo De Luca aveva annunciato provvedimenti legali contro una trasmissione che non era stata citata, ma si trattava di Non è l'Arena, condotta da Massimo Giletti, e in data odierna è stato emesso un comunicato da parte della Regione che annuncia provvedimenti per quelli che sono stati dei dati falsi forniti appunto dalla nota trasmissione. E infatti, come si diceva, per quanto comunicato appunto nella nota, si parla che il totale dell'importo emesso dalla Regione Campania supererebbe i 163 milioni di euro, contrari addirittura ai 780 di cui parlava la trasmissione, importo che ancora oggi non è stato erogato, si legge nella nota, come più volte ribadito e come è possibile leggere sui documenti del Ministero. A febbraio del 2020 i posti di terapia intensiva in Campania erano 335, mentre ad oggi sono pari a 656, motivo che evidenzia che la Regione non ha atteso l'erogazione di questi 163 milioni per potenziare i posti letto di terapia intensiva, ma ha finanziato con delle risorse proprie. Ciò premesso, tutti gli importi relativi a trasferimenti a favore della Campania non hanno nulla a che vedere con la sanità regionale. Peraltro, prosegue la nota, la trasmissione ha indotto a ritenere che questi trasferimenti sono stati elargiti in soccorso della Regione Campania, facendo intendere che quest'ultima abbia beneficiato di trattamenti di particolare favore, che mentre invece rientrano in quella che è una normativa nazionale riguardante appunto tutte le regioni, sottolineato appunto quello che è uno sciacallaggio compiuto ai danni della Regione. La nota emessa sulla pagina Facebook della Regione stessa, che è intitolata La Regione è una casa di vetro contro lo sciacallaggio, si conclude anche con quello che è un riferimento ai dati sul personale che è giunto in Campania, perché la Regione aveva richiesto un bando per far arrivare 450 tra medici e anestesisti in regione. Sono arrivati gli esiti che prevedono: su 156 domande ci sono state 97 rinunce e 7 esclusioni per mancanza di requisiti. 25 domande sono invece in attesa di riscontro e ci sono soltanto 27 medici in servizio, tra cui 3 anestesisti, un numero decisamente più basso rispetto a quelle che sono le esigenze della Regione. Restiamo però in Campania, perché dal prossimo 25 di novembre riapriranno le scuole dell'infanzia e scuole primarie, che appunto riapriranno in presenza. L'unità di crisi si è riunita per esaminare i risultati dello screening a campione compiuto su base volontaria per la popolazione scolastica. In base a quelli che sono stati i risultati ottenuti, soprattutto con riferimento alla fascia d'età più bassa tra 0 e 6 anni, è stata decisa la riapertura per queste particolari fasce di istruzione, fermo restando che è stato comunque consentito per i primi cittadini e i dirigenti scolastici di disporre eventualmente una chiusura. Ed infatti è quello che è avvenuto in molti comuni, soprattutto del Napoletano e del Casertano. Ad esempio, a Quarto le scuole saranno chiuse almeno fino al 4 dicembre, a Pomigliano d'Arco fino al 7, e per esempio ad Aversa saranno chiuse fino al 3 dicembre, così come è stato deciso anche da Renato Natale, sindaco di Casal di Principe. Il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, ha parlato con un messaggio alla popolazione, dedicando innanzitutto qualche parola di cordoglio per la scomparsa del sindaco di Melito a causa del coronavirus, annunciando poi l'adozione di un'automedica che girerà a richiesta per le vie della città. Ascoltiamo le sue parole. E il mio ricordo va al sindaco di Melito, Antonio Amente, che oggi è deceduto, non è riuscito a
sconfiggere questo maledetto virus. Un abbraccio alla sua famiglia ed all'intera comunità di Melito. Questa sera è iniziato il servizio dell'automedica, che prevede il seguente orario: dalle ore 20 alle ore 8 del mattino e si protrarrà fino al 31 dicembre 2020. Ritengo che sia davvero essenziale per la nostra comunità usufruire di tale servizio in un momento di difficoltà per la nostra sanità dovuta ad una situazione straordinaria che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. È per questo motivo che abbiamo offerto alle famiglie un supporto fondamentale, un intervento immediato che possa dare anche una maggiore tranquillità. Nella giornata del 23 novembre è ricorso il 40° anniversario del terremoto nel Mezzogiorno che ha avuto epicentro in Campania, in particolar modo nell'Irpinia. In occasione di questa ricorrenza sono state tante le testimonianze e sul punto si è espresso il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Lo ascoltiamo. 40 anni fa la nostra città, la nostra provincia hanno vissuto una giornata tremenda. Una tragedia. Io ricordo molto bene quella sera, ricordo la corsa giù per le scale per metterci in salvo sulle spalle di mio padre e con mia madre. Ricordo la gente che si era assiepata poco distante dai palazzi, ricordo quelle urla di disperazione che in quel momento non comprendevamo. Ricordo il terrore negli occhi di alcuni, ricordo il senso di abbandono, l'incertezza di quello che era accaduto e di quello che sarebbe stato dal giorno dopo. Ricordo la polvere, ricordo i suoni, ricordo le sirene. Ricordo però anche nei giorni successivi un senso di comunità, un affetto, un calore che probabilmente non è più tornato. E allora oggi, per non dimenticare, alle 19:30 deporremo una corona dinanzi al monumento dei caduti e poi alle 19:34 osserveremo un minuto di silenzio. Io vi prego di associarvi a noi, vi prego di osservare questo minuto di silenzio insieme a tutta la comunità irpina, perché da quella esperienza noi dobbiamo trovare la forza per rialzarci anche in questa occasione, per non dimenticare anche tutti gli errori commessi, per non ripeterli, ma anche per riprovare quell'amore, quel senso di comunità che ci hanno fatto fare la differenza allora e che devono farcela fare anche stavolta. Ci spostiamo ora a Caserta con il consueto bollettino di aggiornamento quotidiano sull'andamento della curva epidemiologica pubblicato dall'ASL di Terra di Lavoro. In data odierna si segnalano 469 nuovi positivi con 815 guariti e purtroppo il numero di 24 vittime. Il numero di tamponi processati è pari a 2.184 per un tasso di percentuale tra i positivi riscontrati rispetto ai test elaborati pari al 21,4. La città, tra tutti i 104 comuni della provincia che fa registrare il maggior numero di attuali positivi, è Aversa con 1.210, seguita da Caserta 1.117 e da Marcianise con 817. Chiudiamo con il calcio. Archiviata la sconfitta interna allo stadio San Paolo nel posticipo domenicale contro il Milan, il Napoli si prepara per il match di Europa League in programma giovedì sera contro il Rijeka, proprio nell'impianto di Fuorigrotta, match molto delicato per la compagine partenopea, che comunque avrà dalla sua una grande defezione per quella
che è la squadra croata che è alle prese con 8 casi di positività da coronavirus. La società partenopea ha però delle problematiche non solo per quello che accade sul terreno di gioco, ma anche fuori, perché il canale ufficiale della società ha dovuto smentire alcune notizie riportate su siti e quotidiani di un racconto completamente inventato, a detta della società, di una presunta lite dai toni molto accesi tra i calciatori del Napoli e l'allenatore Gennaro Gattuso. Una notizia, chiude la nota, che è destituita di ogni fondamento. E con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione si sposta ora alle 21 con il Prima TG. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci. Questo programma è stato offerto da Vega Food e Vega Luxury Car Rental, due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili.